Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la Tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok. Conduce Daddy DJ. Siamo in diretta sui canali di RadioK.it. Io ringrazio quanti mi stanno ascoltando oggi, in questo sabato di febbraio, il penultimo giorno di febbraio, perché come ben sappiamo il sabato è proprio 28. Io contatto subito l'ospite, perché l'ospite è particolarmente, diciamo, non stanco, deve avere altri impegni, quindi come annunciato devo subito chiamarlo. Lo chiamiamo subito, chiamiamo il professore Lino Patruno, lo stiamo chiamando, eccolo qua, lo vedete rapporto, sta suonando, eccolo qua, è lui. Abbiamo in diretta il professore Lino Patruno, direttamente dalla sua, diciamo, bellissima e fantastica situazione di casa, dove abbiamo numerosi dischi, e lui è qui, lo vedete tranquillamente sulla pagina Facebook, eccolo qua. Buonasera professore, sei in linea, sei collegato? Buonasera. Abbiamo Lino Patruno, come annunciato nella preview, è un musicista di spicco nel panorama jazzistico italiano e internazionale. Jazzistico. Patruno è compositore e anche uno sceneggiatore, cofondatore negli anni 70 del gruppo I Gufi. Ha scoperto anche la sua vocazione, perché lui, come ben sapete, è anche un l'ha scoperto la musica per vocazione all'età di 18 anni, era un autodidatta, e poi è nato in estate nelle Marche. Durante la sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Dan Barrett, ma John Paul Pizzarelli, ma ben altri cantautori del panorama. Non cantautori, musicisti. I cantautori vanno a Sanremo. Io sono un musicista. Mi ha già richiamato all'ordine. Quando Lino Patruno richiama all'ordine... Scusa, i cantautori, i musicisti di jazz non sono cantautori, sono il contrario dei cantautori. Quindi musicista, ok professore, musicista di jazz. Quando il jazz aveva lo swing, un racconto fluente che narra l'excursus di una delle più significative collaborazioni che hanno portato a diventare l'artista che attualmente Lino Patruno è anche, attualmente, lo dico, è ancora un artista. La nostra artista di oggi. Cosa ricorda del primo incontro con il violinista statunitense e come ritiene che questo avvicinamento abbia influito sulla sua crescita e formazione professionale, professore? Perché io sono uno studioso della storia del jazz e quindi conosco il jazz, lo insegno nelle università. E allora, conoscendo, perché venne una volta a Milano il grandissimo Giovenuti, è stato il primo violinista della storia del jazz, ho avuto modo di conoscerlo, di incontrarlo, di incidere con lui dei dischi e di fare dei concerti in tutto il mondo, dall'Italia agli Stati Uniti. Lui è stato il numero uno, quello che ha creato il violino nel jazz, e logicamente, come tanti musicisti della storia, erano italiani, figli di italiani, figli di emigranti. Purtroppo di questi personaggi, grazie alla televisione, non ne sa niente nessuno, perché la televisione purtroppo racconta solo gossip e banalità, non racconta la cultura, la storia, la vera musica, la letteratura, l'arte, solo le stupidaggini del gossip e del chiacchiericcio. Purtroppo, caro amico, hai capito come stanno le cose
in Italia. Maestro, basta io. Che io voglio di romperla. No, 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 ah, ci mancherebbe. No, 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 assolutamente. Una volta era un'altra cosa la TV. Quando la facevo io, era un'altra cosa. Si facevano le trasmissioni con gli autori dei testi, con gli artisti, con gli ospiti. Io ho avuto degli ospiti meravigliosi nelle mie trasmissioni. Adesso parlano solo quello, c'è fidanzato con quella, sì, tradito con quell'altro. Ma professore, io l'ho conosciuta anche tramite situazioni varie, perché lei ha, diciamo, ha la tesi, ma è la realtà dei fatti, di questo jazz che viene, che sostanzialmente non si chiama jazz, ma si chiama jazz, o meglio ancora jazz con la G. La pronuncia si scrive ilu, mi sembra di stare alla prima elementare, ilungo A, Z, Z, va bene? Sì, no, no, io lo so, ma allora, professore, io lo so questa cosa, era per chi ascolta, per chi ci ascolta. Allora, fammi parlare, in Italia dicono, sbagliando, dicono jazz, invece siccome la parola è americana, perché il jazz è nato in America, si pronuncia jazz con la S dolce, non jazz all'italiana, che non jazz, vuol dire niente. Jazz. Diciamolo agli ascoltatori. No, no, è questo, chiaramente questo è l'obiettivo dell'intervista, perché alcuni dicono jazz. No, non è jazz. Lino Patruno, che è il grande in questo settore, io sposo la causa e quindi l'idea che se è nato in America deve essere pronunciato come l'America, quindi jazz. Si pronuncia jazz. Ok, lei giustamente da jazzista ci svela che la musica americana è la musica americana per eccellenza, ha in verità origini italiane, come abbiamo anche detto prima. Tuttavia, perché secondo lei nel nostro paese questo genere stenta ancora a sviluppare una propria connotazione stilistica ad emergere? Perché l'Italia non è un paese appassionato di musica, è appassionato di canzonette, che sono un'altra cosa, l'opposto della musica. Tant'è vero che stanno diventando tutti matti per questo Sanremo, si farà, non si farà, ma che non si faccia, chi se ne frega. Io non ho mai visto nella mia vita Sanremo, ci sono andato due volte a fare spettacolo con i Gucci una volta, sì, e poi una volta per accompagnare una cantante. Ma per me non esiste Sanremo. Io amo la musica, che è un'altra cosa, capito? Sì. Tommasi? Sì, sì, sì. È completamente sì, un'altra cosa. La musica che piace a Lino Patruno non è la musica, diciamo, pop, quella che si sta facendo. La musica d'autore. La musica d'autore è la musica da musicista. Capito? Non è la musica grande. È come la musica classica, come l'opera, come la musica sinfonica e come il jazz, che è una grande musica di alto livello artistico. Capito, Tommaso? Sì, 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 come no, come no. Io l'ammiro per questo, grazie, per questo, grazie, professore. Grazie. Veramente ho tanta stima e coronare. Oggi ho coronato il mio sogno. Credimi, intervistare Lino Patruno non è da tutti. E io, parlando proprio con Elisabetta Guido, proprio qualche ora addietro, mi diceva proprio come Lino Patruno è il grande. Giustamente, dopo gli anni 70 il jazz è entrato ufficialmente a far parte della cosiddetta musica colta. Musica colta è il termine. Tommasi, è sempre stata musica colta fino a da quando è nato il jazz. Sì, sì, lo so, però io devo dire queste cose perché comunque chi ci sta seguendo, no, lo conoscono per quanti no, però giustamente bisogna anche fare, finché si parla da intenditori io e lei, ma nel web purtroppo ci sono 100 persone che ci stanno vedendo, a tutti magari non piace. Intanto io per musica colta, se non piace mi dispiace che cambino stazione, ma che ci devo fare? Devo parlare di Sanremo? No, parliamo del suo, parliamo. Hai capito? Musica colta. Ma bene, perché gli italiani hanno avuto importanza della storia del jazz, fatto dimmi, che non sa nessuno. Dimmi, dillo, professore. Allora, perché quando ci fu il famoso
problema del regno delle due Sicilie, di Garibaldi, eccetera, la maggior parte della gente del sud rimase talmente male che fu costretta ad andarsene dall'Italia e dagli stati del sud perché si faceva la fame, e se ne andarono la maggior parte negli Stati Uniti d'America. Fra questi un certo Gerolamo La Rocca, che era nato a Sala Paruta e che era un trombettiere e aveva suonato con la fanfara dei bersaglieri della brigata del generale La Marmora durante la terza guerra di indipendenza. Quando tornò in Sicilia dopo la guerra, capì che Garibaldi purtroppo aveva distrutto questi stati meravigliosi del sud, e se ne andò con il suo fratello Antonio negli Stati Uniti pensando di fare fortuna e poi di ritornare. Invece non tornò, fece famiglia, ebbe 4 figli, fra i quali l'ultimo, Domenico, detto Nick, il quale, crescendo nei primi anni 10 e appassionandosi alla cornetta del papà attaccata al muro, pian pianino con un gruppo di amici incise dei dischi, i primi dischi della storia del jazz, nel 1917, con un'orchestra che si chiamava Original Dixieland Jazz Band. Però allora la parola jazz si scriveva con due S, per cui non era jazz, era jazz. Ma i ragazzini, siccome la Victor mise dei manifesti, strappavano la il lunga e si leggeva S, che è una parolaccia in inglese. Allora la Victor costrinse Nick La Rocca a cambiare questa parolina. Invece che jazz, divenne jazz con le due Z. Questa è la storia, è la realtà. Quindi sì, noi italiani non sono stati i neri che hanno inventato il jazz. I neri non avevano gli strumenti musicali che avevamo noi, che ci eravamo portati dalla Sicilia, dalla Calabria, dalle Puglie. I neri avevano le voci e i tamburi, gli strumenti musicali li hanno portati gli emigranti italiani. Ecco perché il jazz lo hanno inventato gli italiani. Il blues lo hanno inventato i neri, e anche i tamburi. Ma questa è la storia. Capito, Tommasi? Sono molto, molto contento di questa sua... E la gente lo deve sapere. Sì, sì, no, ma io la volevo fortemente proprio in questa diciamo, intervista web, proprio per far capire l'importanza del suo genere musicale, perché comunque la musica colta è l'attività principalmente alle musiche di tradizione classica, includendo in questo genere le forme musicali sia della musica contemporanea che di quella classica storicizzata. Quindi sostanzialmente è quello la parola, ecco perché. Però ritorniamo alle domande. Le domande a caratterizzare il suo stile artistico è il banjo. Come banjo, come si pronuncia? Banjo. Si scrive banjo con la i lunga. Sì, sì, sì. Si legge banjo. Banjo. E sebbene i jazzisti suonino soprattutto il pianoforte, il contrabbasso comunque tendono a prediligere elementi a fiato. Come mai lei, professore, ha scelto proprio di studiare quello strumento? Perché mi piaceva, perché mi divertiva, perché lo vedevo nei film. Vedevo i film americani dove suonavano il banjo, mi sono appassionato. E anche perché le prime orchestre di jazz, avevano il banjo al posto della chitarra, perché la chitarra non si sentiva, allora non c'era. Quindi è una questione prettamente di suono anche. Cioè, il volume, certo. Sì, certo. Quindi la cassa tonda, la risonanza tonda tende ad amplificare, diciamo, esatto, molto di più il suono di una chitarra classica, di una chitarra, diciamo, acustica. Era jazz, come... È il jazz, no? È il jazz. Ricordati, Tommasi, che il banjo è l'unico strumento inventato negli Stati Uniti dagli americani. L'ho letto, professore. Tutti gli altri sono tutti strumenti europei. L'ho letto anche questo. Che sono africani. sei un grande. Professore Nino Patruno è un grande, non c'è niente da fare. Lo si vede ovunque. Oltre che jazzista, si vede, ecco la domanda ci cade a fagiolo, è anche un cabarettista. Ha sempre portato, aspetta, ha sempre portato un po' della sua comicità nelle sue canzoni, come nei brani Capra Pelata, poi Il Gallo è Morto,
quanta importanza assume lo humor, l'humor nel mondo della musica, in particolare che valore ricopre nella sua, professore? Ma guarda, sono due cose diverse. Allora, io ho sempre suonato il jazz, poi casualmente mi sono occupato del cabaret che iniziava, non c'era ancora in Italia nei primi anni 60 il cabaret. E per caso, perché io ero fidanzato con una ragazza che era interessata a fare degli spettacoli, piccoli spettacoli teatrali con degli amici, e mi hanno coinvolto perché io suonavo la chitarra, mi hanno coinvolto in questo modo e mi sono trovato anche nel mondo del cabaret, pur essendo esclusivamente un musicista di jazz. Per cui ho imparato a recitare, ho imparato la dizione, che in Italia quasi nessuno, a parte in Toscana, usa, soprattutto in televisione non la usa nessuno. E mi sono messo a recitare sia in teatro che nel cinema. Ho trovato piacevole occuparmi, oltre che di jazz, anche delle altre arti. E mi sono molto divertito. Diciamo, lui il cosiddetto autodidatta, lo si vede anche in questo. Come è iniziata, quello che adesso mi preme sapere, professore, ma come nasce l'attività artistica del maestro Lino Padruno? Proprio sostanzialmente, come nasce? Com'è che diventa artista il professore Padruno? Non lo so, so che un mio amico mi ha detto, quando io avevo 15 anni, ha detto: devo andare al mare a Senigallia. E lui mi fa: se avessi una chitarra e ti metti sulla spiaggia, dopo 5 minuti le donne così. Io non c'ho la chitarra, te la presto io. Mi dà questa chitarra, vado a Senigallia con la mia famiglia, mi metto sulla spiaggia, non si ferma nessuna ragazza. Però mi accorgo che mi piace la chitarra e comincio a suonarla, e nel giro di un paio di mesi al mare avevo imparato la chitarra, tant'è vero che io, al ritorno a Milano dalle vacanze di Senigallia, sono entrato in un'orchestra di jazz, perché mi ero appassionato, studiavo da diciamo tempo. Quando c'è la forza di volontà, no? E c'è tutto, professore. Ci vuole anche l'acume, capito? L'acume. Quali sono stati i suoi primi in Italia a fare questo genere, oltre a lei? C'è stato qualcun altro, no, che ha fatto questo tipo di musica? C'è stata la Roman New Orleans Jazz Band con Carlo Loffredo, purtroppo non c'è più, la Milan College Jazz Society con Carlo Bagnoli, che purtroppo è scomparso pochi giorni fa, che è stato il mio maestro, la Original Lambro Jazz Band, insomma diverse orchestre che erano più vecchie di me di età, e quindi io ero un pochino più giovane di loro, e ho imparato sulla loro base, diciamo, però ho creato il mio stile e il mio mondo, che ho portato anche negli Stati Uniti. Ho rappresentato l'Italia per ben due volte al Festival del Jazz Internazionale di New Orleans, che è il più importante del mondo, e ho girato in tutto il mondo praticamente, sì, meno in Asia. Si sa già che il professore Padruno è un jazzista di fama, quindi colui che ha girato veramente il mondo. Ho cercato di fare il mio lavoro perché mi piace. Tra l'altro, prima ancora del derby, no? Il Derby Club. Ma il Derby Club negli anni 60. Negli anni 60, bravo. Facevamo il cabaret, ma non il jazz. E chiaramente il derby, proprio oggi parlando con mio padre, perché mio padre ha detto: come no, Lino Padruno lo conosco, non lo conosco, perché mio padre aveva fatto distinzione, aveva fatto una, diciamo, una confusione fra lei, che sembrava lei che faceva la pubblicità del Biopresto, quindi, ma anche lui ha fatto anche cose, lo vedi che ti stai sbagliando. Franco Cerri. Sì, Franco Cerri, papà, mio padre si è confuso, però si ricorda, però si ricorda di lei, e che lui comunque è un grande. Chiaramente il derby è quel locale notturno di Milano che dove è iniziato il cabaret. Dove hanno iniziato anche gli artisti che ci sono adesso, tipo Teo Teocoli, tutti quanti. Teo Teocoli da là, ma è dopo di noi, prima noi. Noi per fare la distinzione, che sono, diciamo, quel contenitore di talenti emergenti. Renato, certamente. Massimo Poldi, tutti quanti. Come ha preso forma la sua attività di cabarettista? Perché comunque lei è un cabarettista. L'ho raccontato prima, casualmente, per una mia fidanzata che era appassionata di teatro, che mi ha coinvolto e mi ha messo in questo giro. Questo remake italiano, no? Era in voga prima che lei facesse un suo ingresso sul panorama musicale?
Come, non ho capito? Questo remake italiano, no? Questo di che cosa? Del jazz. Chiaramente ci sono... Ma non è un remake, c'è sempre stato il jazz in Italia. È che purtroppo non è stato pubblicizzato. Perché alla televisione, alla radio, non gliene frega niente. Tutto lì. Ma c'è sempre stato il jazz, non è un remake. No, io continuo a fare lo stesso lavoro che ho fatto 60 anni fa. Sempre lo stesso. Non è che ho smesso e adesso riprendo perché va di moda o non va di moda. Soprattutto in questo periodo non va di moda. Soprattutto le televisioni si disinteressano perché vivono nella becera ignoranza e nella stupidità. Pensano solo a Sanremo e basta. Che non si può più guardare. Io approvo e confermo. Lei ha lavorato molto anche nella televisione, come ha detto qualche minuto fa. Quando c'era la televisione, quando si facevano i programmi con i registi. E mi sa dire più o meno dove erano state trasmesse queste sue cose. Si ricorda più o meno dove l'hanno trasmesse, su quale televisione? Ma su Rai 1, Rai 2, Rai 3, ho lavorato dappertutto. Ok. Non certo sulle televisioni di Berlusconi, per carità. Ci mancherebbe altro che facesse lo jazz. Era una bestemmia il jazz. Lo so. Era proprio questo la fine della domanda. E non solo, ma poi l'ignoranza delle stazioni televisive di Berlusconi ha coinvolto anche la Rai, che è diventata ignorante come in materia, chiaramente. Capito? Lei ha fatto tante cose in Italia, ma tante. Quali sono state per lei le più rilevanti? Beh, ho vinto il Golden Globe della stampa estera per il film Forever Blues, diretto da un mio carissimo amico, che è il grande attore Franco Nero. Franco Nero ha diretto il film, ha scritto il film, ha interpretato il film, mi ha chiamato. Io nel film, oltre a scrivere le musiche, faccio anche l'attore nel film. E ho vinto il Golden Globe della stampa estera, che è un premio meraviglioso, e sono l'unico jazzista al mondo che ha preso il Golden Globe, il globo d'oro della stampa estera. Questa è una grande soddisfazione. Molto, queste qua sono proprio riempie il curriculum di una... Lei è stato anche, ha partecipato al Festival del Jazz, tanti festival. E come è stato ricevuto, professore, quando vedevano lei? Sempre benissimo, quindi aveva una sua, diciamo, conoscenza del panorama. Ma sono stato negli Stati Uniti 50 volte, dai. Ho suonato a New York, a Los Angeles, a Chicago, dappertutto. Ho girato il film con Pupi Avati, ho scritto la sceneggiatura del film Bix. Ma dove deriva la definizione di jazz? Non si sa, parola, chi lo sa, sono quelle parole che non si capisce perché, forse onomatopei, che non si sa. Non si capisce bene cosa voglia dire. Parliamo adesso della sua prima, o meglio della prima, perché della sua casa, la Victor è stata la sua la prima casa di produzione. Cosa? Parliamo della Victor, della sua... No, la Victor io non ho mai suonato. La Victor è stata la prima casa, i primi dischi di jazz di Nick La Rocca in America nel 1900. Tutti incidevano jazz, però sì. Nick La Rocca è stato il primo a incidere per la Victor, però anche la Columbia e anche altre case hanno inciso contemporaneamente, capito? Okay. Ma Nick La Rocca è stato il primo nel 1917 per la Victor. Allora, poi un'altra domanda: come mai sono stati siciliani a dare vita a questo genere musicale proprio? È perché si vede che hanno una marcia in più degli altri. Si vede che hanno più intelletto degli altri, no, professore? Tanto è vero che la maggior parte dei... Chissà perché, no? Perché allora, è una razza speciale. La sua io casa di produzione. Io non sono siciliano, io sono calabrese. Tu sei calabrese. Di origine pugliese. Bravo. Allora, qual è stata la sua prima casa di produzione? Parlaci un po' del suo primo disco, diciamo. Prodotto e inciso. Il primo disco di jazz è la Pro Musica. Era una piccola casa che mi ha fatto incidere i primi dischi. Ok, ma ha avuto qualcosa di rilevante il suo primo disco?
Ma insomma, poi sono passato alla ricordi, sai, noi del jazz non vendiamo tanti dischi, è bravo, ne vendiamo poco, ma siamo contenti così. Vendere poco e fare delle belle cose. Bravo, bravo. Vendere tante e fare delle stupidaggini. Io amo il jazz proprio per questo, perché è quella musica che la devi capire. Parliamoci chiaro, maestro. Devi capire la musica del jazz. Non dove si... che trasmettete voi? In che zona? Noi siamo in diretta web da Lecce. Da Lecce, da Calimera. In particolare, Lecce, sì, in particolare le manda saluti un suo caro, diciamo, collega, Fulvio Palese. Chi è? Fulvio Palese. Ricordami qualcosa in più. Lui è un grande saxofonista. Ah, bene. Lino poi lo conosce per fama, però se hai il coraggio di intervistarlo, io mi ha messo alla prova. Quando una persona a me mette alla prova, no, vabbè, questo non lo dovevi dire, Fulvio. Io intervisto. Vabbè, salutamelo. Sarà fatto. Noi ti aspettiamo qua a Lecce, maestro. Se mi invitano a fare dei concerti, faremo qualcosa, cercheremo di fare qualcosa per farlo invitare. Come si vede adesso? Adesso parliamo un pochettino di prospettive, no? Come si vede? Adesso parliamo un pochettino di prospettive del jazz. Non c'è nessuna prospettiva. Come lo vede il futuro del jazz? Ma guarda, il jazz è cambiato, è diventato un'altra cosa che a me non piace e non mi interessa. Il jazz attualità, il jazz moderno, il jazz di oggi non mi interessa, non mi piace e non ne voglio neanche parlare perché... proprio è il contrario di quello che io penso. Io parlo maestro come musica, parlo come stile, parlo di musica, certo. Di musica. Allora, il jazz di oggi non mi interessa, cioè quello moderno di oggi, di attualità. Non ti piace? Non mi piace, non mi interessa. Bravo. Io amo il jazz anni 20, 30, 40, 50. Il jazz storicizzato, in poche parole. Non lo so, non mi piace quello dopo gli anni 60, non mi interessa più. Ok. Ci sono ancora musicisti seri? Ma certo che ci sono. Sono dei ragazzi giovani, bravissimi, giovanissimi, che suonano il jazz di ieri. Poi ce ne sono tanti che suonano il jazz di oggi, mi dispiace che suonano il jazz di oggi, perché a me non piace. Ma ci sono quelli che suonano il jazz di ieri, come Luca Filastro, che è un ragazzo calabrese, che suona il piano benissimo come i grandi della storia del jazz, e lui... a parte la pandemia, ma ultimamente, prima della pandemia, suonava a Los Angeles, a New York, a Chicago, dappertutto, a San Francisco. Grande pianista, un ragazzo calabrese di Amaroli, in provincia di Catanzaro. Perché suo padre aveva iniziato a sentire Jelly Roll Morton. Questo è importante, i genitori, le indicazioni che ti danno. Allora, se hai un padre sveglio che gli piace il vero jazz, la cultura, eccetera, puoi crescere bene. Se c'è un padre che ascolta Celentano, viene fuori un ragazzo che gli piace. Ci piace Celentano, giustamente. Che io detesto, terribile. Ma come fa a sentire Celentano? Mamma mia, ragazzi. Io, a me piace, no, a me piace. A me piace per niente, proprio per niente. No, a me, no, non ho detto che piace Celentano, attenzione. A me la musica piace tutto. Per carità. A me la musica piace tutto, perché comunque io come esperto del settore... Ma lei parla di jazz bello, di jazz melodico, jazz. Guarda, americano. Faccio più presto a dirti quello che mi piace. Te lo dico subito. Grande maestro. Allora, è quello che io ascolto. Ti dico quello che ascolto. Cantanti che ascolto: Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin, Tony Bennett, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday per gli Stati Uniti. Billie Holiday. Per l'Italia mi piacciono solo alcuni amici che purtroppo sono morti tutti, cantautori meravigliosi, poeti, che sono Fabrizio De André, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, le canzoni di Gino Paoli, non tutte, qualcuna, e poi Sergio Endrigo, e mi piace Bruno Martino e Fred Bongusi. E basta! Tra l'altro, prova a nominare una persona, dove se no andiamo a vedere su internet cosa ha detto su Luigi Tenco il professore Lino Paduno. Ma mi hanno rotto le scatole con questa storia di Tenco.
Dico solo che Telco era un mio amico 60 anni fa. Bravo. Che non credo, conoscendolo bene, non credo che possa essersi ucciso per una canzone di merda. Scusate, No, vabbè. Un uomo intelligente, colto e simpatico come lui non si va a ammazzare per una canzone. Bravissimo. Un cretino come quello sì, di Sanremo. Sì, non sì. Ci si ammazza. E quindi giustissimo, giustissimo. Sì. Allora, siamo quasi in fine della nostra conversazione. Ultime bene, tre bene. Domande. Progetti futuri per il professore Lino Patruno? Speriamo che finisca la pandemia. quello è un progetto che noi... altro che progetto, maestro. Quello è, quella è la battaglia che dobbiamo vincere tutti. Dobbiamo vincere tutti. Siamo tutti chiusi. Bravissimo. E poi un'altra cosa... Allora, io lascio l'ultima domanda, che è questa, è la domanda più forse più bella che io le posso fare. Lei si sente cittadino del mondo, quindi... Non sento bene. Ho detto, questa è la domanda che io ci tengo particolarmente a farti, maestro. Dimmi. Lei si sente cittadino del mondo, quindi... Come? Lei si sente cittadino del mondo? Ma certo che mi sento cittadino nel mondo. Ma per quale motivo si sente? Perché alcuni non lo capiscono. Ma perché il jazz nel mondo è sentito molto meglio che in Italia. Mi sento poco italiano e molto più cittadino nel mondo, soprattutto d'Europa del Nord, che ci sono degli stati come la Svizzera, la Francia, e che, la Francia non tanto, la Germania e l'Austria, dove c'è tanta cultura jazzistica. Purtroppo in Italia di questa cultura non c'è. Io ringrazio fortemente il professor Lino Patruno per avermi fatto sognare questa sera, perché per me è stato un sogno intervistare il maestro Lino Patruno, e io rimango in dolce attesa che il professore Lino Patruno, tutte le cose che ha detto, sì, qualcuno ne prende nota, speriamo, e soprattutto lo voglio a Lecce. Voglio comunque, il professore Lino Patruno a Lecce. Se il pubblico va su YouTube, io ho qualcosa come 50.000 video. L'ho visti, li ho visti. Difatti, dopo l'intervista che io andrò a montare e mettere su YouTube, maestro, quindi avrà la possibilità anche di vederla e risentirla, bene. Io metterò come testo, come canzoni finali, il video, quella dove proprio lei cantava con Nanni Svampa. Va bene. Comunque mi dà quel senso, perché Lino Patruno lo conoscono, diciamo, le persone di una certa età, quindi di una età avanzata, questo senza offesa, però chi piace la musica, questo tipo di musica, Lino Patruno è l'eccellenza. Ringrazio fortemente il professore. Grazie, ci risentiamo e mi raccomando, mantieniti forte. Tutti, buone cose a tutti. Sono a vostra disposizione. Ciao buon a tutti, jazz a tutti. Grazie, buon jazz a tutti, certo. Non jazz, jazz. Il grande maestro. Ciao. Il gallo è morto, non canterà più a coccodia, coccodà, non canterà più a coccodia, coccodà, e coi, coccodia, coccodà, e coi, coccodia, coccodà. E voilà, messieurs, dall'Alcazar de Paris, l'attraction internationale, Charles Aznavour! Finest Scotch blended. 12 years old, Fenicott & Son bottled Genova. The cock is dead. It will never sin cacdi and cacdao. It will never sin cacdi and cacdao. And cacdi and cacdao. No,
Noster gallus est mortus, noster gallus est mortus. Ille non cantabit cocus dies, cocus das. Ille non cantabit cocus dies, cocus das. E cocus dies, cocus da. E cocus dies, cocus da. Da han ist du. Ich bin nicht mehr grün, kacke die und kacke da. Ein Kakakakadikal. Achtung! Du Kassot, Achtung! Kakakadikal. Vuoi prendere delle botte? Se vuoi scagliare? Ma che io ti faccio 5 dita di violenza. Suonali. Sono sta amiche un massalgal. Te sei stati che te massalgal. El ma fa gira col coco di e il coco da. El ma fa gira col coco di e il coco da. E coi 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 coco di e il coco da. E coi 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 coco di e il coco da. Grazie, ciao a tutti. Adesso però vorremmo parlarvi di un altro argomento tipico delle canzoni del folklore, e cioè del lavoro. Uno dei mestieri oramai scomparsi è quello del magnano stagnino, quello che va in giro per aggiustare pentole e tegami. In questa canzone il magnano viene ingiustamente punito da un marito geloso. Donne, donne, che il magnano, che il gave qualcosa te fa giusta, tu sangue che il magnan che il gavea de Laura. Salta fuori una sposota, un timmanna pignata rota. E se me la giusti proprio de galanton, mi si ve basaria, ne nascol del neo. Marito di dietro all'uscio, il che aveva sentito tutto. E il salta fuori con tontarelli in mano, e pim e pum e pam sulla crappa del magnan. E il magnano si snagota, e il va via con la crappa rota. Senza chiamato torne a vocar, e se stagna la crapa al posto di soppignar. Senza chiamato torne a vocar, me son stagna la crapa al posto di me pignar. Un mestiere. Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok. Conduce Daddy DJ.